Vi saluto a nome anche del presidente della Fondazione IDIS Città della Scienza, il professor Vittorio Silvestrini. E per iniziare la serata, io darei subito la parola al professor Bruno Siciliano, che è ordinario di robotica presso l'Università di Napoli Federico II, è il presidente della Società Internazionale di Robotica ed è stato il consulente scientifico di questa edizione di Futuro Remoto, quindi gran parte delle cose che vedrete qui stasera e poi dopo nella visita tra circa un'ora nel Science Center sono dovute all'aiuto che lui ci ha dato. Quindi io gli darei subito la parola per iniziare questa serata e lo accoglierei con un applauso. Grazie. Buonasera a tutti, confesso di essere quantomeno un pochettino emozionato di vedere una sala così gremita e l'interesse che la robotica sta suscitando in questi ultimi anni grazie al supporto mediatico, al fatto che il robot è uno strumento immediato di comunicazione tra l'uomo e la macchina e sentiremo parlare di robot fra gli umani e di interazione tra uomo e macchina questa sera. Però prima di entrare nel merito della relazione, con piacere vorrei introdurre una persona, diciamo, a noi cara come comunità scientifica europea e capirete perché nel momento in cui vi darà alcune note introduttive, vorrei introdurre il dottor Horst Forster, che è il direttore dei contenuti digitali e sistemi cognitivi della Direzione Generale della Società dell'Informazione e dei Media della Commissione Europea. Horst è qua a Napoli perché ieri c'è stato un meeting del progetto ECORD, che è il più grosso progetto di robotica mai finanziato dalla Commissione Europea, ed è qui anche il professor Alois Knoll, che è coordinatore del progetto dell'Università di Monaco, di cui Federico II è co-coordinatore. Horst, welcome. Thank you, Bruno. Good evening. It is a great pleasure for me to speak today here at the Futuro Remoto. This event is a fantastic opportunity to engage the public with science in general and robotics in particular, and I'm happy to see so many people around here and so much interest already tonight, and I hope many more people will visit this interesting exhibition we're opening today in the coming days and weeks. Why is robotics so important for us in Europe? The raison d'être for robotics still is to increase efficiency in manufacturing and production. Since competing with labor costs in the globalized economy is increasingly difficult, we all understand that it is through automation that manufacturing can be maintained in regions of the world such as Europe. Without a strong robotics industry, Europe would quite simply not be able to maintain the current level of manufacturing, and especially now during times of a financial crisis, we realize that Europe cannot survive on services alone, particularly not on financial services. Europe needs a strong manufacturing base. Robots will also help our societies to cope with the aging and shrinking labor force. Moreover, robotics will contribute to more sustainable and less wasteful manufacturing. In addition, the European robotics industry is a highly successful industry in their own right, with European manufacturers accounting for about a quarter of the global production in industrial robotics. In sum, robots matter to Europe. And because robots matter to Europe, they also matter to the European Commission, which I represent here. We continue to invest substantial funds into robotics research and help the European robotics industry
and academia to prepare for the challenges of the future. Between 2007 and 2010, we invested about 400 million euro in robotics research. Here in Naples, for example, in Professor Siciliano's lab, we fund research to develop next generation of robots which can safely share the work environment with humans. Building safer robots is one of the key challenges as we expect to see closer interaction between humans and robots in the future, and you will see some examples here in the exhibition. At the Italian Institute of Technology in Genoa, another example, we support the development of a humanoid robot, the iCup. Being the same size of a two-year-old child, it will develop its capabilities similar to a child. The goal is to understand better how learning works and how a robot can learn on its own. The robot of the future needs to be able to operate more autonomously, and learning is a key component to do so. As important as investing in research is engaging the public with science. In the end, it is taxpayers' money we're spending, and you have a right to know what we do with it. And ultimately, it is you who is driving science policy at the ballot box. In addition, we have to raise awareness and interest among Europe's youngsters for research. Europe is still lacking qualified engineers, and looking at the demographic development, the situation will get worse, or may get worse, in the years to come if we don't do something about it. The European robotics industry, however, will only thrive and cope with the challenges of the future if enough young people consider a career in it. And the earlier young people get in touch with science, the higher the likelihood of them pursuing it to a science degree. In this respect, Futuro Remoto fulfills an important function. I understand that this exhibition will be visited by many school classes in the coming weeks. I hope that some pupils will find the subject fascinating enough to consider studying for a degree in this area. Of course, I also hope that you will enjoy this exhibition and the show later. In this spirit, I wish you an interesting evening. Thank you very much. Io provo a sintetizzare, penso che sia stato comunque chiaro in inglese, provo a sintetizzare quelli che sono i punti salienti dell'intervento del dottor Forster. È molto contento di essere qui con noi e soprattutto è molto contento di essere in questo ambiente in cui è possibile sensibilizzare l'interesse del pubblico verso la scienza in generale, e la robotica si pone come un veicolo privilegiato di divulgazione scientifica. Ha poi sottolineato il perché la robotica gioca un ruolo strategico in Europa, e è evidente il ritorno che si può avere nell'investire in questo settore per quanto riguarda tutto il comparto manifatturiero. Questo per mantenere alta la competitività dell'Europa rispetto al Giappone e al Nord America, che in questo settore altrettanto stanno investendo somme ingenti. Il fatto che poi la robotica sia così importante ne prova l'investimento strategico e, consentitemi anche di dire, politico, che la Commissione europea ha deciso nell'ambito del settimo programma quadro. Solo dal 2007 al 2010 ci sono investimenti per 400 milioni di euro in ricerca in robotica. Ha parlato poi di due realtà, a parte la mia. Nella mostra vedrete iCub, che è il robot umanoide bambino che è punta di diamante del gruppo di Giulio Sandini e Giorgio Metta, l'Istituto Italiano di Tecnologia. E inoltre ha sottolineato come è in occasioni come queste
che sperabilmente si può vedere che gli sforzi e il supporto economico che la Commissione ha deciso di garantire alla nostra comunità possa avere un ritorno. E consentitemi una piccola parentesi da italiano, da ricercatore impegnato in questo settore. Devo dire che la comunità scientifica italiana si comporta molto bene, si disimpegna molto bene per quanto riguarda i progetti di ricerca, con un ritorno in termini di investimenti del circa il 10% del budget disponibile per la ricerca robotica in Europa. Inoltre ha sottolineato come una manifestazione che si pone come strumento divulgativo, come futuro remoto, veda non a caso questa l'anno scorso il tema era i dinosauri, quest'anno sono i robot. Io mi sono affacciato l'anno scorso alla manifestazione e abbiamo un uditorio ricco di bambini, di studenti delle scuole elementari e delle scuole medie, ed è proprio su questi studenti che sulle nuove generazioni di tecnici e di professionisti che noi come Italia e come Europa dovremo investire. E diciamo, l'auspicio con il quale ha concluso il suo indirizzo di saluto a noi questa sera è che grazie a un'occasione come questa è possibile stimolare l'interesse e fare in modo che sempre più ragazzi si avvicinano con confidenza al campo della scienza e della tecnologia, anche se robotica è molto di più di ingegneria, si avvicinino e possano diventare un domani i tecnici e gli esperti del futuro.